Salve a tutti ragazzi, ancora una volta bentornati sul canale di Leon Trip e bentornati in un nuovo episodio di Resident Evil 1 Rush 3. Siamo di nuovo qua con il nostro Chris, ragazzi, e lui ha detto che ha aggiustato la porta. Sta riparata? Va bene. Non l'avevo rotta io, l'avevo solo aperta una volta, quindi sti cazzi. Va bene, grazie mille Wesker. Vediamo un po' adesso noi. Visto che c'è Wesker, ci ha riparato la maniglia. Noi possiamo andare alla hall principale. Perché possiamo andare a quella porta dell'elmo. Una delle porte dell'elmo. Ma dove cazzo spari, Chris? Momento che lo sento. Fanculo! Ma esplode? Vabbè, Chris, porca c'è la miseria. Io più di così non potevo andare in là, eh. Vai. Qua ha spaccato la porta, lo zombaccio. Ok. Meno male, così non si carica più l'area. Va bene. Allora. Siamo già messi malissimo. Perfetto. Meno male che ci siamo appena curati, eh. Allora, ragazzi, scusate, però vado a vedere il mio status. Porca miseria. Vabbè. Proviamo ad andare avanti, ragazzi. Cioè, peggio di così non si può. Allora. No. La cartina mi serve. Questa porta qua è chiusa. Quindi, una è questa. Una è questa. Ok, occhio. C'è un paragrafo scritto a mano senza alcuna data. Non è cambiato niente, non avrei mai immaginato che questa stanza progettata come esperimento mi sarebbe stata così utile. Posso nascondermi qui un po', perché nessuno conosce l'esistenza della stanza segreta. Dietro questo quadro nemmeno si Spencer, il quadro di un castello in fondo alla stanza delle opere d'arte. Vabbè, lo scrivi. Scusate. Lo scrivi e dici anche dov'è? Sei furbo, eh? E poi lo lasci sul tavolo. Cazzo, sei un grande. Super un mondo. Sembra molto vecchio, un telescopio. Scusatemi, dove cacchio è la stanza, il quadro che ha detto? No, non lo voglio. Lascialo giù. Oddio, però non so se... Madonna. No. Allora, ragazzi, no. Forse è nell'altra stanza, vediamo. Il diario diceva che era qui quel quadro. Cazzo, c'è lo specchio. Ma ha fottuto lo specchio. Vabbè, un pugnale, ci sta. Vai. Che c'è l'erba blu. Non mi serve l'erba blu, mi serve questa. Ok. Ah, portagioie, prendilo, va. Non mi ricordo se lo specchio c'entrava qualcosa con questa zona, ma non credo. Vediamo dalla cartina se c'è. No, infatti una stanza c'è. Dietro. Stanza dietro c'è. C'è come? No, è girata di qua. Quindi dietro sta tenda, per forza. Io una stanza qua la vedo, però. Vabbè,
Momento, ma dove è l'entrata? Potrebbe essere nell'altra camera? Adesso ragazzi, facciamo un esperimento. Potrebbe essere nell'altra camera? So che c'è lo zombie nell'altra camera, porcaccia la miseria. Cioè di qua? Cioè ci si arriva di qua? Possibile? No, io non ho visto niente di qua. Insomma. Ritratto. Quadro. C'è. In realtà qua c'è qualcosa. C'è qualcosa al di là di questo muro, ma non capisco. Ragazzi, vi taglio finché non l'ho scoperto. Ok, ragazzi, niente. Cioè, non ho trovato nessuna entrata segreta. Non ho trovato niente praticamente che mi possa condurre, diciamo, a quell'entrata segreta di cui mi diceva, di cui mi parlava, non c'è. Non c'è, basta. Quindi non so proprio dove guardare, perché io ho guardato dappertutto, ragazzi. Forse serve un oggetto che ancora non abbiamo. Quindi adesso, per andare all'altra stanza, potremmo provare quella lì. Quella lì è. Sì, potremmo provare quella. Vediamo se moriamo, eh. Ok. Eh già, c'è un casino qua. Ok. Stiamo anche finendo i colpi del fucile, questa non è una bella cosa. Ah, è la nostra stanza fatidica, ok, quella dove abbiamo praticamente preso la mappa all'inizio del gioco. Quindi questa. Giusto? Sbagliato. No, sì, solo che bisogna fare il giro, ok. Questa. Qui c'è il caminetto, allora. Ed è ancora acceso, tra l'altro. Vai, hai usato la chiave della villa? Yes. Qui non so cosa troviamo. Andiamo, ragazzi. Qui c'è una sta... Cazzo! Che stai scemo. Premilo. Cristo. Ok. Questa cosa non me la ricordavo. Come si fa? Sì. Ok, ragazzi, sono morto. Vabbè, sono ritornato qua prima di andare dalle altre parti. Quindi adesso usiamo la chiave della villa e andiamo a vedere come cavolo si fa sta cosa. Sì, ho tralasciato tutta la parte di andare a prendere il cofanetto. Poi ci andremo. Cioè, ci andrò io, diciamo. Vediamo un po'. Allora, qua no. Io qua ci devo mettere questa. Ci dovrei mettere questa. Ok. Allora, Chris, quando ti decidi a non tornare indietro, devi premere questa. E tornare indietro e fugartela di qua. Ok. Perfetto. Vai. Spingi, spingi. Di sta cosa. Ok. Ora. Tira indietro sta cosa. Vai. E vai di qua. No, vai di qua, ho detto. Di qua. Perfetto. Merda. Dai, 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 Chris. Fanculo, Chris. No, non ce la fai. Mancano quei microsecondi. Bene.
caro mio Chris. Ripremi sto cazzo di cosa. Qua vai dritto. Qua gira di qua. Qua gira di qua. Qua gira di qua. Qua vedi qua. E qua spingilo. Spingilo, spingilo. Due. Vai. Perfetto. E di qua. Non ce l'avrò mai. Come faccio? Adesso è così veloce. Non posso essere così veloce. Cambi 400 inquadrature. Secondo te come cazzo faccio? Ok, basta, basta, basta. Ma non è possibile sta cosa. Ci deve essere un altro trucco. Di qua magari. No, di qua non ci posso andare. Di qua non ci posso andare. Perché non ce la faccio, ragazzi. Non ho il tempo. Non è che con questa non esca? No. Vabbè, proviamoci ancora l'ultima volta. Ma lo rifarò finché non mi viene. Ok. Che c'è adesso di qua, scusate? Vabbè, a parte la granata. E che cavolo... Scendi! Che vuoi che ti dica? Un libro. Ultimo libro, volume 1. Va bene. Ultimo libro. Che c'è qua? Non posso fuggire, ho provato in ogni modo, ma ora non mi resta che rassegnarmi alla realtà. Sono in trappola, sono stato dappertutto, ho esplorato il laboratorio con tutte quelle grosse fiale di vetro piene di formaldeide. E sono stato in quelle buie e in quei tanti caverne, cosa mi resta da fare? Lì per lì non ci ho creduto ai miei occhi, ma quella scarpa nel corridoio aveva un aspetto familiare, come di riflesso. Un nome mi ha affiorato la mente, Jessica. Non voglio credere che abbiano subito la mia stessa sorte, no, non posso rinunciare a sperare, devo continuare a credere che siano vive. Negli ultimi giorni non ho mangiato né bevuto, mi sembra di impazzire. Perché mi sta succedendo tutto ciò? Perché devo morire in questo modo? Ero troppo ossessionato dalla progettazione di questa orribile villa, avrei dovuto pensarci due volte, era un tunnel sotterraneo, buio e umido, che si è rivelato un ennesimo vicolo cieco. Ma nonostante l'oscurità qualcosa ha attirato il mio sguardo, ho acceso il mio ultimo infiammifero per vedere di cosa si trattava, una tomba. Ma sulla lapide era inciso il mio nome, George Trevor. In quel momento ho capito tutto, quei bastardi sapevano sin dall'inizio che sarei morto qui ed io sono caduto nella loro trappola. Ma ora è troppo tardi, sto prendendo controllo, tutto è così distante. Jessica, Lisa, perdonatemi, il mio egoismo vi ha trascinato in questa dannata cospirazione. Perdonatemi, prego Dio che accetti la mia morte in cambio della vostra salvezza, George Trevor. Il nome è inciso sulla piccola mappa, George Trevor. C'è un interruttore, premere? Premilo. Ma dove cazzo stiamo andando? Va bene, Trevor. George. Sei tu? Ragne. Ancora? Allora, qui cosa ci abbiamo qua? Villa B1, prenderla, la prendiamo. Porcaccia la miseria. Prendi sti proiettili. Merda, siamo verdi e lui si prende la pancia, quindi vuol dire che siamo avvelenati. Vabbè, tanto siamo già avvelenati, che cazzo ce ne frega. C'è qualcosa qua? No, è tutto bianco. Speriamo ci sia un'erba blu. L'erba blu c'è? C'è anche quella rossa. Allora, prima di tutto erba blu. Perché sennò ci crepiamo. No, voglio quella blu. Se è possibile, grazie. Prendi anche il pugnaletto, tanto che ci sei. Aha! Ok, allora.
Lo sento vicino, ma se non mi cambio inquadratura non so dove cazzo sta sto zombie. Qua c'è una porta, non lo vedo. Cazzo sta? Trovato. Che c'è qua? C'è il generatore dell'ascensore, il fusibile principale è saltato. Commutare? Commuta. Il generatore funziona di nuovo. Ah, gli abbiamo spaccato la gamba? Grandissimo. Abbiamo fatto uno zombie strisciante. Ma scusate, ma la mia erba dove cacchio è finita qua? La mia erbetta, eccola qua. La prendo, ragazzi, non si sa mai che delle volte. Trovi quella verde e mi faccio una cura completa, visto che non posso salvare. Cioè, non posso usare gli spray. Vediamo un po'. Cosa c'è dopo questa porta? L'ho aperta, va bene. Visto che l'abbiamo aperta, andiamo a vedere cosa c'è. Ok, allora. Una serie di spezie non l'avevo mai visto prima. Ah, ma siamo in cucina. Un momento, ma questa stanza qua è... L'ho già vista? Possibile? Qua siamo entrati. Qua? Qua che c'è? Una scala che va giù. No, scusi, lei può anche rimanere lì, secondo me. Merda, quanti cazzo sono? Culo. Usare l'ascensore? Usa l'ascensore. Ma qua giù che c'è? Scusa, usare l'ascensore. Usare l'ascensore è un tubo. Cosa c'è laggiù? Troppe strade, troppe strade. Ah, torno nella villa. Ok, ok. Ecco perché l'avevo vista sta stanza. Era nella villa. Quindi qua siamo al B1 della villa. Che era l'unica mappa che ci mancava. Quindi adesso possiamo tranquillamente prendere l'ascensore, perché tanto... Quindi non resta altro che forzatamente l'ascensore di sta cacchio di cucina. Usa l'ascensore, vediamo dove ci porta sto ascensore. Vediamo un po'. Mamma mia, il sensore. Ci sta a malapena, Chris. Oh, dei. Cristo! Erba verde, yes. Pigliala così, te la combini, va. Ma ce n'è un altro. Qui che porta si va? Qui... Questa è... Qua non c'è niente, qua c'era l'ascensore. Qua invece... Qui. Allora, è questa la porta giusta? Questa è già aperta, vediamo dove, dove si va qua. Allora, qua abbiamo delle munizioni da prendere. E anche quelle della Magnum in realtà, ma... E abbiamo trovato la batteria. Abbiamo trovato la batteria. Sprechiamo una... Ah no. L'hai aperta. Ok, visto che l'ho aperta, era una porta chiusa dall'altro lato, quindi... Ok, devo far così. Mangia questa. È esploso poi. Ok, adesso è esploso. La maniglia è rotta? Non sembra che si possa usare. E come cacchio ci arrivo io lì, scusa? Vabbè, a parte che c'ho la batteria, ragazzi, quindi adesso abbiamo un percorso. Va bene. Riprendiamo l'ascensore e andiamo giù. Qua ormai non c'è mica più niente da fare, no?
No, perché siamo pieni. Eh sì. Ma tra l'altro io non ho esaminato il libro. Ah, ok. Dentro il libro è nascosta una medaglia. Medaglia dell'Aquila, trovata dentro l'ultimo libro modello del Ciumolo. Vabbè. Va bene. Capito. Ok, allora, abbiamo trovato questa medaglia. Va bene, andiamo giù, ragazzi. Abbiamo una medaglia che, mancando, credo che serva anche un'altra, se non ricordo male. Vabbè. Credo che sia quella del lupo e quella dell'aquila. O quella del cane o quella dell'aquila. Non lo so. Però fatto sta che adesso noi abbiamo la batteria. E dobbiamo andare a mettere la nostra batteria giù. Possiamo anche uscire da qua? No, era meglio salire dall'altra parte. Sì. Qua c'è l'ascensore. Qua c'è la porta. Qua. Ok. Ma sti cambi di inquadrature così, cioè, vi fanno veramente perdere l'orientamento in una maniera impressionante, ragazzi. Guarda presente quando mi perdo su The Long Dark. Esatto, uguale. Più o meno. Allora, noi abbiamo salito le scale lì. E lì c'è una porta rossa. Perché quella porta lì è rossa? Mo' vado a controllare. Saluti, Laoce! Vabbè, Laoce. È andato. Laoce non c'è. Ah, ma guardate, non ci sono più caricamenti tra una stanza e l'altra adesso che spaccano tutte le porte, grandissimo. E rompete tutte, per favore. Ah, forse qua era dove c'era la tigre. Va bene. Non abbiamo la tigre da metterci. Ecco perché era rossa. Bene. Quindi a questo punto, qua non ci andiamo a fare niente. Direi di no. Qua hanno rotto tutto. Quindi andiamo di qua. E dobbiamo andare a mettere quella batteria nell'ascensore. Però siamo veramente carichi di oggetti, ragazzi. Quasi quasi li vado a depositare. Ma spero che non ci sia Rebecca ancora che mi fa la solita tiritera. Dovrebbe essersi spostata la casa, no? Del custode. Che poi è casa del custode, cacchio, era un castello. Va bene. Allora, mettiamo giù questa dell'aquila. Mettiamo giù le erbe. Sì, le metto giù. Per il momento metto giù la batteria. Perché adesso, ragazzi, vado a fare l'altra stanza che avevamo fatto all'inizio, diciamo, del gameplay. Nel frattempo, noi, ragazzi, ci salutiamo qui. Vi do appuntamento al prossimo episodio di Resident Evil, dove andremo a mettere la batteria al suo posto per andare in quell'ascensore. E niente, fatemi sempre sapere la vostra. Ditemi qualcosa nei commenti. Se volete, iscrivetevi al canale. Noi ci vediamo al prossimo episodio qui con Resident Evil Remastered. Grazie a tutti per essere stati con me. Ci vediamo alla prossima. Ciao, ragazzi.